Ecco a voi tutti i segreti di Glaceon. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vapor e oggi andiamo a vedere Glaceon, tutti i segreti, le combo. Ma iniziamo subito perché oggi vi faccio vedere anche come va in giungla. Perché non è un giro comune, insomma, quello di Glaceon. Perché sì, di solito lo vogliamo andare a giocare in giungla. Andiamo a prendere questo Xato, aspettando più tempo possibile, infatti anche a 9.40 va benissimo, così che poi possiamo prendere Axelgor e Escavalier e fare direttamente il livello 4. Dopo il livello 4 possiamo anche andare direttamente in lane, perché appunto qua prendiamo subito Geolancia. Io vi dico tanto la build più forte in questo momento, che è con Geolancia e i ghiacciolini che spara, insomma, dopo vediamo il nome che non me lo ricordo mai. Comunque qui possiamo già andare in lane. Questo è il giro di giungla che fa Glaceon, perché non ha bisogno di questi qua dietro. Non magari perdete tempo a prendere questi. Può arrivare prima degli altri in lane, perché tanto a livello 4 o a livello 5 non cambia nulla. Che sì, ovviamente cambia un livello, ma non è molto importante. Anzi, è importante mettere subito pressione nella lane con Glaceon. In questo nuovo format vi faccio vedere anche le combo. Infatti andiamo a prendere Jealous Cage, ecco come si chiamava, che ci permette intanto di aumentare la nostra velocità d'attacco. E abbiamo quella barra sotto. Quella barra sotto ci permette di fare degli attacchi potenziati che ci caricano i ghiacciolini. Vedete che se no dopo un po' scadono e non abbiamo più ghiacciolini. Cosa facciamo allora? Una cosa che non tutti sanno è che se noi abbiamo i ghiacciolini completi, ovvero che sono 8, e andiamo a fare geloscheggia mentre spariamo la gelolancia, ci ridarà 2 ghiacciolini aggiuntivi. Quindi possiamo spararne non 8 ma 10. Adesso ve lo faccio vedere con magari meno ghiacciolini. Vedete che abbiamo intanto 8 ghiacciolini. Se io premo intanto geolancia e poi nel mentre geloscheggia ne aggiunge 2 mentre girano. È un modo per fare danni aggiuntivi e un modo anche per avere continuamente i ghiacciolini pronti, perché quando andiamo a fare geloscheggia, noi magari ecco stiamo attaccando, facciamo geolancia, facciamo di nuovo geloscheggia e poi riattacchiamo subito con geloscheggia e abbiamo praticamente, non ti dico ghiacciolini infiniti, ma quasi. Abbiamo sempre la possibilità di ricaricarli con i nostri autoattacchi e poi rifacciamo sempre con questo. Insomma, è un continuo mitragliare di ghiacciolini. E quindi questa è la build più utilizzata in questo periodo e sta vincendo tantissimo anche i tornei. E c'è anche la Unite. La Unite di Glaceon non è fortissimissima, ma comunque è molto utile. Intanto va a mettere quest'area, la vediamo. Quest'area in cui noi abbiamo i ghiacciolini, vedete che si ricaricano da soli ed è molto molto utile ovviamente, perché possiamo spararli mentre siamo dentro e ce ne aggiungerà qualcuno in più, ma è utile anche per altre cose. Infatti mettiamo i tempi di ricarica nulli, possiamo addirittura saltarci i muri. Se noi lo facciamo così, vedete che abbiamo passato il muro. Magari in una situazione di pericolo e Glaceon non ha altre mosse per saltare il muro, se non giochiamo insomma la Legend Button o cose simili. Quindi se proprio siamo in difficoltà possiamo fare così e andare via da una situazione un po' pericolosa. E una cosa che non tutti sanno, non possiamo saltare solo questi muri piccoli, ma possiamo saltare anche questi grandi. Guardate qua, se io faccio così l'animazione è un po' strana, però effettivamente ci permette di saltare anche questi muri. Guardate qua, addirittura questo lo saltiamo non andando completamente di là, ma comunque lo possiamo saltare benissimo. Questo è tutto per Glaceon, vi faccio vedere la build e anche un game dimostrativo. Su di lui infatti andiamo a usare Cucchiaio, Savocchiale ed Aroma Malefico. Andiamo a penetrare la difesa speciale degli avversari grazie al Cucchiaio Sfuggente. Andiamo ad aumentare i danni generali col Savocchiale e invece diminuiamo le cure degli avversari, molto molto importante, con l'Aroma Malefico. E per gli emblemi invece andiamo a utilizzare questo set che aumenta la velocità d'attacco per caricare meglio i ghiacciolini. E anche l'attacco speciale, sì, ci dà qualche malus, ma niente di troppo rilevante. Io vi invito a lasciare un bel like, un commentino per questo nuovo format e a voi col game. Boom, boom e boom. Io vado subito in lane.
Questi c'hanno pure la focus. Naggio ha preso la bacca. Si può fa niente. Si può fa niente. E qua un po' una zozzeria. Torno in giungla allora. Che schifezza che noi abbiamo combinato. Raga, Daisy Lane, ma sotto abbiamo Garchomp, quindi qualsiasi gank era sbagliato. Avremmo fatto schifo in uguale. Purtroppo Lasen non è il Pokémon che ganka meglio in assoluto, quindi questo manco se ne è accorto che stavano per spawnare a pette. Passava così a caso per andare bot e gli sono spawnate sotto il culo, palese. Non ci credo. Salvato un HP quello. Arco 2. Incredibile. Merda. Merda. Io volevo andare a prendere tutti i bot. No, non è meglio Garchomp che Daisy. Per il gank, fanno schifo tutti e due. Dai tutti i bot. Però l'otto mi sa che lo facciamo uguale. Sì, sì, dai. Via. Siamo fan disaster bot. Beh, almeno superiorità numerica, hanno fatto qualcosa. Via, 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 via. Vorrei lastittarlo con questi. Va bene. L'importante è abbiamo lastittato noi. Dopo. Io ci provo. Qui, 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 qui. Siamo calmi. Questo. Ci muoiono questi. Ma tutta la vita ci muoiono, dai. Merda, merda. Eccolo qua. Mi cubo. Non ce la facciamo a pushare, ma hanno pushato top, quindi ti dirò. Che cos'era quella ulti esattamente? Ci arrivo, va bene. Dai che metto 40, let's go. Perfetto. Ah, Glaceon è fortissimo, raga, voglio di. È Boken. Lì stanno top. Lì è un po' too much, come si dice in queste situazioni. No, no. Ah, così? Questo mi voleva per forza fight'a. Ha missato tutto. A sto punto facciamo questo, dai. Siamo qui, lo scende bot.
Non ce lo sapevo. Non ci arrivo. Volevo prendere quello là dietro, ma... grande, si è avvicinato e gli ho fatto danno. Non so se ce la faccio... no, infatti. Mi sono trollato, però. E quindi mi prendo la giungla. Sei trollato, io ti frego la giungla. Per quell'altra? No, ma mi frego Sylveon. No. Non ce l'ho fatta. Ah, però questi muoiono. Non muoiono. Vabbè. Valutazione errata. Valutazione errata. Tanto la ulti Glaceon se la rifà in 2 secondi. Quindi ne vado top. Prendere quella pette. Prima. Oddio. Ha ultato? Sì. Il nostro Garchomp. Ma questo è all'11. Oh Gesù. Possiamo farlo quello? No, 4 secondi. 4 secondi, più o meno 5 secondi. Questo però mi piacerebbe molto. E anche quest'altro, a sto punto. Ancora sta lì, madonna, questo c'ha 5 secondi di respawn, continua a respawnare e a intare. Porco diavolo. Come ho fatto a tornare full? No. Ma quello perché sta intando? Oh Gesù. Desidui stava attaccando re quasi. Io... è un casino però. Eccoli, il ricercato internazionale. Attenzione. Desidui, ricercato internazionale. Io me ne vado. Altri punti? Sì, 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 ci stanno in giro. Non ci credo. Non ci credo che gli fanno mette. Ma impossibile. No, vabbè. Vabbè, li mettiamo pure noi, però. Bastava difendere. Mette pure altri 50? È incredibile. Cioè, altri 100. Qua nessuno difende, tutti attaccano. E mettiamo questi altri punticini. 4, 3, 2, 1. Fine partita. Niente. 10 minuti di meme. Madonna, veramente. Nessuno che difendeva. Abbiamo scorato tutti senza scudo. Non si sa che cazzo è successo. Hai vinto. Però abbiamo scorato di più noi. Di più. Noi. Ottimo, ottimo.